Signore, buonasera, grazie di essere venuti questa sera in una giornata così calda, perché evidentemente non tanti sono quelli che sono stati disponibili. Io sono Ugo Ticotti, presidente della Fondazione Maestra Domani, che organizza l'evento di questa sera. Due parole molto veloci sulla fondazione, su quello che fa. La Fondazione Maestra Domani è una fondazione del terzo settore, la quale ha come finalità quella di dare un contributo allo sviluppo socioculturale dei maestri e alla sua identità, qui scritto nell'articolo 3 del nostro statuto. Cosa fa la Fondazione? Fa anzitutto un premio nazionale importante che si chiama Premio Maestri Domani, che ogni anno viene conferito dal 2017 a quei cittadini che in qualche modo con la loro attività o anche le associazioni aderenti che con la loro attività hanno dato un contributo allo sviluppo della città di Mestre. Abbiamo premiato degli artisti, Gianni Aricò, Luigi Voltolina, dei scienziati, il professor Tullio Pozzan che studiava la cellula umana, degli enti assistenziali, l'associazione Rafiki, un'associazione di pediatri mestrini che opera on the morning in Kenya, Elisabetta Pugliol che assiste i bambini con problemi mentali, il Centro di Solidarietà Cristiana Papa Francesco che gestisce l'ipermercato per i poveri e abbiamo premiato anche degli imprenditori, Adriano Antonello, Arte Bianca, quella del Pompiuma, il padre dei travedini veneziani, Stefano Beraldo, amministratore delegato di OVS, che è il primo gruppo italiano nell'abbigliamento, Alessandrina Tamburini, che ha creato il colorificio San Marco, e Sergio Stevanato, di Stevanato Gruppo, ma molti altri, ma ho citato solo alcuni dei nomi dei premiati. Oltre a questo facciamo anche dei premi, uno è il premio Centenario Città di Mestre, di cui quest'anno abbiamo il omaggio del 2024, il premio si configura con la pubblicazione ogni anno di tre romanzi inediti, selezionati da una giuria tecnica che, a differenza di quel che succede nella gran parte dei premi letterari, li legge veramente, e quindi ne seleziona un certo numero, con una successiva selezione si arriva a tre, e ogni anno pubblichiamo tre romanzi. Quest'anno siamo arrivati al quinto anno e quindi abbiamo pubblicato 15 romanzi. Poi questi romanzi nei mesi di luglio e agosto vengono dati alla giuria popolare costituita dagli aderenti alla fondazione, aderire costa 30 euro, e gli aderenti poi per fine agosto votano il preferito e a fine settembre, quest'anno il giorno 20 settembre con una serata di gala che cadeva a Bologna, facciamo la premiazione finale, ma il premio è già ovviamente quello della pubblicazione dei tre autori che questa sera abbiamo qui con noi e di cui poi daremo indicazione di ciascuno. E poi abbiamo anche un premio nazionale di poesia, ogni anno pubblichiamo un'antologia di poeti selezionati dalla nostra giuria tecnica, ma cerco di essere veloce perché facciamo molte altre cose. Abbiamo un sito che si chiama www.maestrebella.com nel quale inseriamo tutti i beni belli, diciamo noi, di Mestre. Voi non lo sapete, ma ci sono oltre 170 beni vincolati a Mestre e questi sono tutti inseriti nel nostro sito. Di ciascuno pian pianino metteremo la fotografia, la descrizione, la storia. Poi ce ne sono anche altri che, anche se non sono inseriti come beni storici, secondo noi sono da conservare e quindi in sostanza cerchiamo di far dare un contributo anche sotto questo profilo a che Mestre sia sempre più bella. Poi facciamo convegni, conferenze, facciamo un calendario annuale, quest'anno riguardava le ville di Mestre, l'anno prossimo riguarderà palazzi ed edifici di Mestre. Quindi insomma molta attività e su questo io direi di dare la parola al nostro editore, a Carlo Mazzanti, che ci supporta nelle pubblicazioni che noi portiamo avanti. Grazie. Buonasera, vi darò prendo la parola io, sono Tiziano Graziottin del Gazzettino, sono un giornalista, quindi non sono un conducente, ma sono Ugo mi ha voluto in questa veste, quindi trattandosi di un amico non potevo dirgli di no. E innanzitutto buonasera a tutti, non c'è un gran pubblico, ma in realtà considerando l'ora e considerando la caduta estiva
e considerando che Mestre non sempre è ricettiva a queste iniziative, c'è un gran pubblico, quindi faccio un applauso ideale anche a voi che siete qui. E siamo alla quinta edizione del premio letterario Città di Mestre, è opportuno sottolinearlo. Mi ha colpito ad esempio la riflessione che ha fatto uno dei nostri vincitori, perché no, si tende a guardare sempre con un po' di provincialismo le iniziative che si fanno in casa propria, se quello che fanno gli altri è sempre più bello. Invece Albino Monteduro, in una sua nota, ha detto giustamente: è difficile trovare un'iniziativa così strutturata, ma al tempo stesso così efficace. La Fondazione Mestre Domani, che è presieduta appunto dall'avvocato Ugo Ticozzi, riesce a fare questo, cioè riesce a, anche in un periodo non facile come questo, a tirar fuori il meglio di un settore, in questo caso il romanzo inedito, a dare voce a questi autori e soprattutto a vedere, attraverso la Mazzanti Libri, a vedere la pubblicazione di questi tre libri, che credetemi, di questi tempi non è poca cosa. Io voglio essere brevissimo, dico solo però che si tratta di tre libri da leggere, perché hanno un grande pregio, credetemi, che è quello dell'originalità. Siamo purtroppo ormai abituati a leggere situazioni molto standardizzate, molto banali, passatemi il termine che può essere critico, però invece quando ci sono delle situazioni come queste, per diversi motivi, per scenario, per scelta, per protagonisti così particolari, devo dire che mi complimento anche con la giuria per la scelta, perché sono usciti secondo me tre romanzi, sono stati scelti tre romanzi di ottimo livello, e quindi mi complimento con loro. Allora, dico due cose perché sennò poi rischio di dimenticarmi. La prima è che tutta questa serata viene registrata dal Comitato Progetto Comune, e quindi la troverete con i tempi tecnici del montaggio, ma la troverete sul appunto canale YouTube di, scusate che lo leggo per non sbagliarmi, Comitato Progetto Comune 129, e quindi avrete la possibilità, se lo vorrete, di rivedere questa serata quando vengono i momenti più significativi. E l'altra cosa che domani sul Gazzettino, sul mio giornale in parte nazionale, ci sarà un ampio articolo su questo evento. Terminata questa pappardella, credo sia doveroso appunto, prima di sentire i nostri autori, dare la parola a Carlo Mazzanti di Mazzanti Libri, che appunto supporta questa iniziativa con la pubblicazione. E Carlo, la cosa che volevo chiederti, di dove tu, perché credo che ci conosciamo da non diciamo da quanti anni, perché sennò ci preoccupiamo, però come è nata questa collaborazione con la Fondazione Mestre Domani? Grazie, intanto un bel applauso per Tiziano. Allora, la collaborazione è nata dal fatto che noi siamo una casa editrice operante da 25 anni nel settore librario, ma siamo nati nel 94 in via Dante a Mestre. Ci sta a cuore quindi la crescita di tutto ciò che è cultura a Venezia e soprattutto a Mestre, e quindi è stato facile, insomma, trovare un'intesa con la neonata fondazione. Prima era un'associazione, appena nata la fondazione siamo entrati nel consiglio di gestione, nel consiglio di amministrazione, quindi il nostro ruolo attivo che va al di là, voglio dire, no, di un ruolo esterno. Quando entriamo in azione tecnicamente noi, che siamo da 3 anni gli editori dei libri finalisti, entriamo in azione dopo che la giuria tecnica ha dato il proprio giudizio e quindi ha detto quali sono i tre libri. Generalmente ne arrivano 50, 60, voglio dire, all'anno, quest'anno sono stati una 60, questi sono i tre finalisti.
Noi non leggiamo i libri e quindi si è instaurato un rapporto di assoluta fiducia tra noi e la fondazione, che è naturalmente reciproca, perché poi quando i libri ci sono affidati a noi spetta la parte innanzitutto di contrattualizzazione, perché un bravo editore, voglio dire, fa un contratto editoriale con gli autori, e poi c'è tutta la parte di editing comprensiva del nostro metodo innovativo, che è anche questo è un orgoglio, insomma, tutto veneziano, tutto mestrino, perché è un marchio registrato proprio dalla Mazzanti Libri, si chiama ML, Meta Liber, ed è la lettura, cioè quindi la possibilità dell'ascolto attraverso un'applicazione e quindi poi un QR code nelle pagine dei libri, del libro letto, ma anche il libro può anche essere corredato da un'apposita musica pensata proprio per affiancare, voglio dire, la lettura del libro, e anche da una carrellata di immagini che stanno poi in un archivio apposito. Quindi noi provvediamo a tutta questa cosa qui, arriviamo a questa serata con i libri, anzi i libri sono da un pezzo pronti, e da domani i libri saranno in libreria in tutti i circuiti distributivi possibili e immaginabili. Noi abbiamo 3 distributori e un grossista, quindi voglio dire, i libri sono a disposizione. A questo punto, da domani, entra in gioco una giuria popolare, e qui viene il bello, voglio dire, no? Perché per noi editori il responso della giuria popolare in questi 2 anni è stato esattamente la cartina di tornasole di quello che è stato poi l'andamento sul mercato librario dei libri. Vediamo se sarà così anche quest'anno. Sarà una situazione molto molto combattuta, perché i libri sono tutti 3 di ottimo livello. Ci sarà, come ha detto prima il Presidente, la serata di proclamazione il 20 di settembre all'Hotel Bologna qui a Mestre, e naturalmente da lì, ma anche prima, ci sarà tutta una serie di presentazioni lungo la penisola. Dovremo essere bravi, voglio dire, ad organizzarci, perché il premio Città di Mestre non è un premio che nasce e muore qui a Mestre. Nasce a Mestre, ma serve per portare il nome Città di Mestre in tutta l'Italia e forse anche oltre, dato che questa signora qui abita ad Amsterdam, no? E l'anno scorso una finalista era di origine, di nascita francese. E il tutto, da un punto di vista, come dire, della comunicazione, si concluderà con la nostra partecipazione alla Fiera del Libro Più Libri Più Liberi di Roma, dal 4 all'8 dicembre. Non c'è ancora la data, ma noi da 3 anni tradizionalmente presentiamo i 3 libri finalisti. Sapremo già in realtà chi è stato quello premiato alla giuria popolare, ma siete tutte e 3, voglio dire, vincitori, a questa fiera, nello stand dell'Associazione Editori Veneti, di cui io modestamente sono stato il presidente fondatore, e che poi insomma è sostenuta finanziariamente e in ogni modo dalla Regione del Veneto. Io vi dico una cosa, come editore e come operatore culturale locale, è facile, delle volte fin troppo facile, riempire i teatri, le piazze e le vie con i volti dei soliti noti che vedete tutte le sere alla televisione o nei circuiti cinematografici. Molto meno facile, ma molto più coraggioso e molto più onesto, è fare l'operatore culturale del territorio e per il territorio. Quindi, anche se voi sembrate pochi, siete degli eroi, perché avete capito che siete voi l'operatore vero culturale della città. Solo attraverso voi la città può crescere e non essere provincia. Grazie. Grazie, Franco. L'importanza del premio è proprio legata al fatto, come dicevo all'inizio, che questi libri entrano realmente in un circuito, possono essere effettivamente un'occasione per i nostri autori, tanto più a cavallo di romanzi di ottimo livello, di grande originalità, come dicevo all'inizio. Allora, proseguiremo molto velocemente, ma voglio darvi il nostro metodo di lavoro. Allora, per ogni autore noi avremo la lettura delle motivazioni della giuria tecnica da parte di Sandra Coluccia. Poi avremo una brevissima presentazione con 2 domande 2 ai nostri autori e infine la lettura di brani dal libro. E quindi, proseguendo su questo filone, innanzitutto
innanzitutto saluto Letizia Ruscitti Orru, che è qui e che vi chiedo di... che ha scritto e partecipato con Le 12 vite di Felice Di Stefano, e a proposito di originalità partiamo subito forte, e quindi invito Sandra intanto a leggere le motivazioni. Le 12 vite di Felice Di Stefano, di Letizia Ruscitti Orru. Questa biografia multipla ha l'originalità di iniziare da una programmata rinuncia alla vita. Proprio così. Un uomo in età avanzata, dunque sazio di vita, annuncia a due allibiti psichiatri di una clinica specializzata che al prossimo compleanno, l'80esimo, chiederà di morire. Perché ha vissuto già 12 vite e le racconta scrivendo delle mini biografie in forma di lettere. La narrazione, per così dire esterna, è affidata ad altra penna e il romanzo cresce fra queste due voci narranti. Il tessuto che ne risulta è l'Italia del nostro tempo. Una geografia e una storia che vedono coinvolti i lettori. Felice è un uomo speciale. E l'autrice scava nella sua psicologia e gestisce il sottile confine tra persona e personaggio, cambiando i punti di vista. Come finisce? La sua storia è un inno alla vita stessa. Grazie. Allora, poi procediamo subito con l'assegnazione. Ecco, allora facciamo subito, e quindi l'intervista la mettiamo a chiusura. Un bel applauso. Allora Letizia, volevo chiederti innanzitutto, abbiamo con Felice Di Stefano abbiamo una figura controversa, non un eroe a tutto tondo, diciamo, ma una persona che appunto vive 12 vite, come scrivi, tra le più varie, nel bene e nel male, con momenti bassi, molto bassi, momenti molto alti, ma alla fine è anche una storia comunque di riscatto sociale e anche di altruismo, vorrei dire. Sì, Felice Di Stefano è tutt'altro che un eroe, non ha mai voluto esserlo, non vuole sembrarlo, non vuole fingersi, racconta totalmente onestamente la sua vita. Il racconto di Felice è comunque un racconto sincero, finché l'altra voce narrante non comincia ad avere qualche dubbio, e lì si scopre poi lì dove vuole arrivare davvero Felice raccontando la storia della sua vita. E sì, è anche una storia di riscatto personale, perché lui probabilmente ha ancora qualcosa da dire. Certamente lo scopriremo leggendo il libro, l'abbiamo già scoperto come nel mio caso. E, hai collocato questo romanzo in una situazione oggettivamente molto particolare, di cui molto si discute molto di fine vita. A Nord-Est abbiamo avuto dei casi clamorosi che hanno lanciato, vorrei dire, quasi il tema, pensiamo al caso Englaro. Ecco, come ti è venuta questa collocazione, che appunto parlavo prima di originalità, è anche abbastanza spiazzante quando uno si rende conto di dove si va a parare. Sì, è un po' scioccante all'inizio, quello era lo scopo iniziale, di dargli un motivo per raccontare tutto, ma proprio tutto, anche le parti brutte, anche le parti di cui normalmente qualcuno magari potrebbe vergognarsi. E, il mio personale punto di vista sulla questione del fine vita non è importante, perché quel libro non vuole dare delle risposte, non vuole indottrinare, non vuole spiegare niente. Però è molto interessante che qualcuno tra i miei amici che l'ho letto ha riflettuto e ha preso una posizione personale sull'argomento. E quindi questo penso che sia lo scopo di quel particolare all'interno del libro. Non do spiegazioni, non do punti di vista, non giudico, però è importante magari che dà lo spazio di riflettere. Ecco, tu, e chiudiamo questa brevissima conversazione, veramente scorri un po' la storia d'Italia della seconda metà del secolo scorso, e con anche episodi particolarissimi, penso al Piper, agli episodi che hai messo del Piper e tante altre cose, ma dove hai trovato questa
questo marasma di situazioni che però sono molto, molto leggibili, molto simpatiche. Si scorre storicamente ma anche geograficamente, esatto, l'Italia, e sì, è stato, ci sono un sacco di punti, ho messo delle puntine con delle parti molto realistiche, come ad esempio Lucio Battisti quando poi parte e va in Germania, che viene menzionato, sì, poi non l'ho visto più Lucio Battisti perché è andato in Germania, in Germania, questo è quello che è accaduto davvero, poi la storia dell'Equipe 84, eccetera, quindi sono tutte delle pillole di realismo all'interno di una storia che non è una storia reale. Sì, ad esempio tra l'altro pare anche di un'esperienza come fotogiornalista, e devo dire anche lì l'hai colta bene, nel senso che c'è una visione sempre molto letteraria della nostra professione, che peraltro è ovviamente molto cambiata rispetto a quegli anni, però devo dire che gli elementi che metti sono elementi realistici, credibili, quindi questo ti fa onore proprio perché a volte diciamo, c'è molta letteratura e molta fantasia. Bene, proseguiamo allora con, vediamo cosa ho in scaletta perché non sono, scusatemi, non sono un conduttore. Abbiamo la lettura, esatto. Carlo mi aiuta. Fa da voce narrante. Le 12 vite di Felice Di Stefano. Conobbi Felice Di Stefano il giorno stesso in cui mise piede nella clinica Neumanns per la prima volta, nonché il mio primo giorno di stage nella struttura. Come psicologo stagista, il mio compito avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere il nuovo paziente e a prestare un sostegno psicologico, laddove necessario, a lui o a membri della sua famiglia. Nel caso di Felice Di Stefano, invece, qualche strana congiunzione astrale ha voluto che seguissi il caso dall'inizio alla fine e che entrassi sotto pelle nella vita o nelle vite di quest'uomo, straordinario nella sua umanità. Felice Di Stefano aveva mandato tutta la documentazione necessaria da 6 mesi. Nessun familiare, nessun numero di contatto, nessuna traccia di una compagna o di amici. Dunque fu invitato al colloquio preliminare il giorno 10 gennaio del 2018. Al colloquio preliminare avrebbero partecipato i 2 psicologi della clinica, vale a dire il primario, il vecchio Amleto, al secolo il professor Amleto Grossi, e Violetta la cretinetta, sarebbe a dire la dottoressa Viola Heinz, la quale la notte precedente aveva evidentemente dormito con il culo scoperto, decidendo così di prima mattina di rendere la mia vita un inferno. La notte precedente non avevo dormito un granché, ero nervoso come non mai e Violetta Serpetta mi urlava, scandendo bene, come avessi problemi di udito. Quando qua sul computer vedi un pop-up che dice c'è chi impaziente, poi il nome del paziente, vuol dire che ti sta aspettando. Devi attendere almeno 2 minuti prima di accoglierlo in sala d'attesa, se no sembra che stai qua a girarti i pollici. Quando vai però, passo affrettato, come se apressi la porta al corriere mentre hai la carne sul fuoco. Ma che razza di consigli sono questi? Pensavo io. E di colpo il pop-up giallo, c'è chi impaziente, Felice Di Stefano, ore 8:58, si era presentato con 2 minuti di anticipo. Attesi i tempi prescritti da Violetta e corsi ad accoglierlo alle 9:00, orario dell'appuntamento. Felice Di Stefano era in piedi di fronte alla finestra che dava sul giardino laterale. Si girò, udendo i miei passi, sorridendo, allargò le braccia e disse: buongiorno dottore, finalmente. Lo accompagnai nella stanza di Amleto Grossi e ci sedemmo tutti attorno ad un tavolo rotondo. Signor Felice Di Stefano, cominciò a leggere Amleto, nato nel 1938. Sì, 80 anni da compiere quest'anno, aggiunse con fierezza Felice. Abbiamo letto la sua domanda e francamente ci sembra strano che ci abbia contattati. Sa, normalmente ci contattano persone malate, persone, come dire, tristi. Lei, Felice, ci sembra felice di vivere. Sì, sono sempre stato un uomo felice, amica e continua. Ciò non toglie che a 80 anni, dopo una vita come la mia, molti avrebbero deciso che ora basta, che ho vissuto
abbastanza e sorrise con la serenità di chi sapeva bene quello che diceva. Un brivido mi scosse la schiena come un fulmine. Felice, che mi stava guardando, comprese il mio disagio e si girò verso di me, quasi volesse rassicurarmi. Vedete, normalmente una persona che arriva ad 80 anni comincia ad aver paura della morte, soprattutto se non ha vissuto pienamente la sua vita. Io invece non ho paura. E lo sapete perché? Perché ho vissuto ben 12 vite, scandendo chiaramente 12. E continuò. La ragione per cui sono qui oggi, nonostante io abbia scelto di porre fine alla mia vita il giorno 26 dicembre di quest'anno, cioè il giorno del mio 80° compleanno, è che sapevo che non mi avreste creduto, semplicemente per zelo e per scrupolo, e che avreste necessitato di fare dei controlli. Non sono un vecchio matto, non sono depresso, tutt'altro. Sono pienamente consapevole e sono al pieno delle mie facoltà di intendere e di volere. Ma porre fine ad una vita non è semplice ed è una mia scelta. Nonostante voi vogliate rispettarla e questa clinica sia nata proprio per questo, dovete assicurarvi che io abbia preso questa decisione in tutta coscienza. E dunque abbiamo 11 mesi per discutere questa mia scelta. Ho affittato un appartamento in via Manzoni, proprio vicino al lago, fino alla fine di dicembre. Vivrò qui, visiterò la clinica ogni volta che vorrete e vi racconterò delle mie 12 vite. Alla fine di questo percorso comprenderete che ho avuto tutto nella mia vita e che non voglio diventare vecchio e scemo. Voglio che finisca così come è stata vissuta, in piena coscienza e a modo mio. Grazie. Complimenti a lei, a Letizia Riscipio Ru, che tra parentesi è anche, molti aspetti sono anche divertenti di questo, anzi assolutamente divertenti di questo personaggio. E però facciamo un bel applauso anche alla nostra Sandra, perché una bella lettura è a maggior ragione in voglia. Bene, proseguiamo col nostro secondo autore, Albino Monteduro, con Confidenze al trono acheo, una vita non inutile. Leggiamo appunto le motivazioni della Giulia. Confidenze al trono acheo, di Albino Monteduro. In una società come la nostra, in un tempo in cui la vita si allunga, la vicenda drammatica di un personaggio come lo scrittore Ugo de Sinei, che al centro del romanzo, con la sua vita non inutile, diventa quasi un simbolo. L'età estrema e il male. Noi lo conosciamo da vecchio traumatizzato quando viene ricoverato in un luogo ristretto, qual è la clinica Domum Meam nel Salento. La narrazione è bipartita fra il precario presente, in cui Ugo lotta per recuperare la salute fisica e morale, e il passato, nel quale si annida un libro. Si tratta del manoscritto di un suo saggio importante che dà origine ad un'avventurosa ricerca fra la Puglia e Milano, mentre l'autore del romanzo non trascura la realtà, la sanità nel caso, e infatti si insinua come un cronista d'assalto all'interno dell'istituto in cui Ugo vince la sua lotta, anche grazie allo spazio un po' speciale del trono acheo. Grazie, procediamo anche alla premiazione. Allora, Albino, come ti dicevo quando ci siamo trovati prima, sono stato felicemente sorpreso dal tuo lavoro, che hai saputo collocare in un ambiente che innegabilmente tutti, credo molti di noi l'abbiamo visto, è un po' respingente, come quello di una casa di riposo. Ma l'hai fatto, hai saputo farlo secondo me senza pietismi innanzitutto, e in un modo affettuoso,
E tra l'altro facendo una cosa che a me è piaciuta tantissimo, perché anche sul giornale mi sono battuto tanto su questo, cioè riconoscendo il lavoro di delle persone che lavorano lì, ma come in ospedale, ma ne abbiamo parlato tanto ai tempi del Covid, per dire, che però mettono accanto al lavoro la loro umanità. Questo lo considero una cosa straordinaria, e tu questo hai saputo coglierlo e valorizzarlo, per questo ti faccio i complimenti. La cosa che volevo dirti è, Ugo, il protagonista del tuo romanzo, alla fine, proprio nell'ultimo tratto della sua vita, ha il riconoscimento che probabilmente meritava anche prima, no? Ma la sua vita diventa, è una domanda un po' provocatoria che ti faccio, la sua vita diventa non inutile alla luce di questo successo? Non inutile e quindi non utile, ma non una ditote proprio per sottolineare l'extremis, questo momento raggiunto in extremis. Il personaggio, credo, risalti, o perlomeno mi piace molto che tu vero? Siamo, okay. Tu l'hai notato e me lo hai anche sottolineato, perché è vero, il personaggio è proprio autentico, esiste davvero, è esistito davvero un personaggio così, che ha in pratica impiegato tutta quanta la sua esistenza per lo studio, per il lavoro, per una cultura eclettica che comprendeva l'arte, la letteratura, e quindi quando poi scrive il saggio, fra l'altro, il saggio è un insieme di tutte queste cose, ed ecco il motivo per cui l'editore si accorge del valore di questo manoscritto. Sfugge sì a dei lettori più superficiali, ma poi invece l'editore se ne accorge, e quindi, nonostante siano passati una decina d'anni, lo richiede. Il personaggio quindi è autentico, ed è vera anche quella umanità che tu sottolineavi, cioè in effetti alcuni personaggi, io non dico che si tratti sempre di personaggi professionalmente maturi, perfetti, ma si tratta sicuramente di persone che sopperiscono a certe carenze con l'umanità, con appunto con un aiuto diretto all'interno di questo tipo di RSA, quella descritta nel libro. Ecco, perché è chiaro che ce ne sono anche delle altre, ma quella del libro era così, non ci sono dubbi. Ecco, si coglie secondo me proprio nel libro questa verità di fondo, e probabilmente mi ha colpito perché nella mia vita di giornalista, e l'ho sempre detto anche ai ragazzi che ho formato, bisogna conoscere le persone, bisogna conoscere le realtà, bisogna conoscere la loro umanità, e a quel punto si riesce a scrivere. Ovviamente io parlo in un campo giornalistico, voi un ambito letterario, ma come dire, il filone di base è lo stesso, ed è lo stesso motivo per cui a me l'intelligenza artificiale applicata al giornalismo non fa assolutamente paura, perché finché i giornalisti continueranno ad andare sul posto a vedere, a verificare, a parlare con le persone, usciranno senz'altro articoli che nessuna intelligenza artificiale potrà magari prendere dopo, compulsarli e metterli nella rete, ma non potrà farlo prima. L'altra cosa che ti volevo chiedere velocemente, ha scritto Giuliano Aluffi su Repubblica: non ci sono solo sessismo e razzismo da combattere, la società moderna penalizza anche le persone più avanti con gli anni, e secondo gli studiosi sta diventando una vera emergenza sociale. Io sono assolutamente d'accordo, non si valorizza quello che possono dare le persone anziane, che è tantissimo. Mi pare che il tuo libro ha anche questa chiave di lettura. Ecco, l'idea era proprio quella di considerare il fatto che una persona anziana, che fra l'altro ha dedicato tutta la sua esistenza alla cultura,
non può essere messa da parte, soprattutto quando questa persona ha bisogno. E non è un caso che il cugino che poi si occupa di lui, e nel libro è la voce narrante ed è il personaggio che in qualche maniera si specchia nel vecchio, chiamiamolo così, nel vecchio intellettuale, in effetti ha questo in mente, cioè ha in mente che non bisogna depauperare questa grandezza di spirito, d'animo del personaggio, e bisogna anzi in qualche maniera tentare di recuperarla e di dare una mano, esattamente quello che succede. E questo personaggio, il cugino Tonio, lo avrebbe fatto comunque, cioè voglio dire, anche se Ugo fosse rimasto svagato come sembra all'inizio, o fosse addirittura scimunito come qualcuno infierendo dei parenti, diciamo, infierendo dice, ecco, se anche fosse rimasto così, lui avrebbe comunque aiutato, perché sapeva che doveva farlo, ecco, bisognava farlo. E quindi in questa luce è vera l'affermazione che appunto facevi all'inizio. Bene, allora invito Sandra appunto a leggere un brano del libro. Confidenze al trono Acheo. Una vita non inutile. Quei due parlavano alle sue spalle. Si esprimevano con sonorità discordi. La voce d'uomo sconosciuta, pur esprimendo gravità, era calma, calda, di colore rosso scuro, come un sangue rappreso. Diceva: gli è nuociuto. Gli piacque il nuociuto, lui avrebbe usato un nuociuto più asciutto, ma quel rotolare di vocali gli pareva gustoso, lo rimandava al sapore del cioccolato. Giacere a terra per tante ore al freddo col sangue che stravasava. Invece la voce femminile gli era nota e fastidiosa, squillante, penetrante, colore vetroso di un nocino o di un vinello fruttato. Sì, ma come sta? Che fa? Si prende? Ecco, ora Ugo nella voce fastidiosa distingueva anche l'ansia. Una facciola di fronte lo fissava, forse una lastra di vetro a dividerli. Lui di se stesso non aveva cognizione di come potesse apparire allo sguardo di altri. Ma perché quello lo teneva così arpionato con gli occhi, lo sorvegliava? Lo esaminava, e tuttavia era un disturbo che gliene derivava. Si sarebbe innervosito se non ci fosse stata l'ebbrezza. Già, l'ebbrezza. Sembrava gli penetrasse dal naso e gli disponesse il corpo a galleggiare, o meglio, fluttuare. Non in un liquido gli pareva di stare, piuttosto in uno spazio senza gravità, l'ebbrezza precisa del volo placido. E quindi verificheremo nei prossimi giorni, riprendeva la voce rossa monocorde, usa a disquisire aspetti seri e complessi in maniera staccata e competente. Vede, c'è da monitorare la reazione dei tessuti, sa, la testa mica è l'assorbimento dell'ematoma, i danni già prodotti, insomma un po' tutto. E quella infausta lesione al midollo, lo spigolo contro le vertebre tutti quegli anni addosso. Un'età che certo non agevola i processi di... Sì, ma resta, potrebbe restare? Interveniva la voce vetrosa con l'ansia voltata ora in imbarazzo. Finalmente dalla facciona fin l'immunda sgorgò un trombone di voce. Si è mosso! Lo segnalava agitando la mano a quelli dietro, ma senza sganciare lo sguardo. L'ho visto! Ha mosso gli occhi! Sotto le palpebre e un po' la bocca. Ma sì, sì, è normale. Movimenti involontari, chiarì la voce rossa con noncuranza. Chiusi? Gli occhi? E come faccio allora a vederci? Dalla voce cavernosa, marrone, aveva identificato il cognato. Era suo quel volto largo, i bulbi oculari strabuzzati da bove spaurito. Di se stesso intuì che, seppure fluttuante,
giaceva rinserrato in un letto speciale cintato da barre tubolari. Comprese anche il motivo per cui non aveva riconosciuto subito il congiunto. Lo intravedeva sfocato, anzi ne indovinava le fattezze scorgendolo attraverso la peluria delle ciglia, ancora più disturbato da quel faro là in alto. S'aspetta che muoia, dedusse, e sprofondò in caduta libera. Gli si bloccò il respiro. Oh cazzo! Sentì ancora allarmato il vocione del congiunto. Ma muore? Ma no, no, è normale, apnea temporanea, ancora la voce rossa. Proprio il tono alterato del cognato gli stimolò il respiro e gli rafforzò la convinzione. Ma figlio di puttana, ma vuoi proprio vedermi tirare le cuoia? Viveva come in una irrealtà, era lì, esisteva, eppure se ne stava immobile, con il corpo che non gli rispondeva o quasi, come in un sonno da sveglio. Valutò che prima o poi sarebbe riemerso fuori e tuttavia non gli faceva impressione lo stato in cui versava. E poi starsene così, acquattato, con intorno gente preoccupata che si interessava alle sue altalene, gli dà qualche soddisfazione. E quindi? Voce vetrosa. Abbiamo fatto e faremo il possibile, vedremo. Per ora rimane in semi-intensiva. Cosa? E perché? Ma e se non dovesse? E se dovesse, dovrò riportarlo a casa? E come faccio? Vede, dottore, calma, calma, non è il momento di discuterne, poi si sa, ci sono alternative, si vedrà, si vedrà. Ugo ne ebbe definitiva certezza. Non mi vogliono più tra i piedi. Grazie, Sandra. E complimenti ancora a Dino 21 con il suo confidenzio al trono. E ricordo, dovevo dirlo all'inizio, ma lo dico ora, che ci sarà alla fine anche il concerto della giovane orchestra metropolitana, la GOM, e quindi un buon motivo per restare qui, e ancora che ci sarà un ampio servizio anche su Televenezia. Abbiamo qui Maria Stella Adonà, e quindi anche Televenezia darà riscontro di questo appuntamento. Veniamo al terzo romanzo che è stato selezionato e premiato, che si intitola Ad Avenir, la rivolta dei burattini, di Saverio Maccagnani, e prego la lettura delle motivazioni. Ecco, premetto intanto che le motivazioni di questo premio sono state redatte da Ivo Prandin, e quindi direi, insomma, facciamo un applauso, perché si tratta di un personaggio illustre che molto generosamente si è occupato di leggere i libri e di redigerne la motivazione. Ad Avenir, la rivolta dei burattini, di Saverio Maccagnani. Il romanzo ha un'impronta chiaramente fiabesca. C'è una sola data certa, il maggio del 1790. Per il resto, luoghi e tempi del racconto sono dati con espressioni vaghe, per creare nel lettore un senso di indeterminato e sorprendente. Un'avventura calata nel tempo magico della narrativa fantastica. Qualche esempio. In direzione del sole calante, al di là delle grandi montagne, il grande fiume, eccetera. L'eroe è Zachei, un uomo in fuga che va alla ricerca di un destino diverso. Divenuto casualmente burattinaio, inizia un viaggio che lo porterà ad incontrare l'amore e tanti personaggi affascinanti come i briganti e la strega. E i burattini? Sono i sorprendenti coprotagonisti, piuttosto inquietanti nella loro autonomia, il tutto narrato in un bell'italiano comunicativo e spesso dai toni picareschi. Complimenti a Saverio, per l'altro hai fatto bene a sottolineare che le motivazioni sono state redatte da Ivo Prandin, che è veramente un guru del nostro mondo culturale, per nostro non mi limito a mestre, ma certamente un ambito molto molto più
ampio. Allora, Saverio, anche la tua storia, permettimi, intreccia la mia situazione personale, in questo senso. Quando facevo la laurea un po' troppi anni fa, e l'ho fatto su una tesi d'archivio, trovai, cercando tutt'altra cosa, il documento di un soldato ungherese, che era dell'esercito austro-ungarico, che annunciava la lettera con cui annunciava la madre sul suicidio, dicendo che non ce la faceva più con questa vita di stare in giro per il mondo a uccidere la gente. Quindi la storia che mi aveva sempre colpito. Perché dico questo? Perché anche il tuo romanzo è fortemente imperniato su un documento che hai trovato e mi pare di aver capito un documento assolutamente vero, assolutamente originale. È una finzione il documento. Ah, ecco, vedi? È un trucco letterario. Un trucco letterario. Non originalissimo, però. Però complimenti perché l'hai. Sì, come Manzoni, fatto i dovuti. Certo, è un trucco letterario perché mi serviva per partire a raccontare una storia. È una storia di un personaggio che si oppone, in un certo modo, ci prova ad opporsi a quelli che adesso noi definiamo i poteri forti, il grande vecchio. Chi sono i poteri forti? Chi li ha mai visti? Dove sono? Lui ha provato a identificarli. È un ebreo, fine Settecento abbiamo detto, è un ebreo di là delle montagne, l'idea era un po' la Slovenia, che fugge dal pregiudizio verso la sua religione, dall'oppressione della miseria, trova questa occasione di un burattinaio che passa dalla sua casa cercando un po' di ospitalità, un po' di cibo, e abbandona vigliaccamente in effetti moglie e figli e si fa burattinaio girovago. Potrebbe essere un vinto, in effetti, vinto da questo macigno di problemi, di difficoltà. In effetti lui dà la sua risposta, è una fuga, la risposta è la fuga. E va alla ricerca della sua libertà per costruirla in un qualche modo. E incontra in questo fine Settecento, primi dell'Ottocento, personaggi che anche loro hanno cercato la libertà, ma hanno dato delle risposte molto diverse. C'è chi si è nascosto truccandosi in una parte misconosciuta, c'è chi si è ribellato, una ribellione magari sterile, anarchica, del brigante, c'è chi è tornato a lottare e viene fucilato, Gioacchino Murat. Non è un romanzo storico, però parla di storia, non è un romanzo sentimentale, però parla di sentimenti. Non è un romanzo autobiografico, anche se dentro ci sono moltissime cose mie, della mia vita, della mia storia, della mia esperienza, delle mie ideologie, tra l'altro. E vabbè, intanto mi fermo. No, è molto interessante in realtà, perché vedi che alla fine torniamo a quello che dicevo, che quando si tirano fuori cose personali, vissute, esperienze, c'è una verità che traspare dalle pagine, che poi è quella che coglie il lettore. È un romanzo che parla molto anche di esclusione, no? E Dio sa quanto in questi anni, ancora a distanza di due o tre secoli, stiamo qui ancora a parlare molto di esclusione. È un ebreo il protagonista, quindi ovviamente è la nazione maledetta, gli uccisori di Nostro Signore, quelli che portano il segno sulla berretta gialla o sul bracciale ai tempi dei nazisti. Però incontra altri esponenti di altre religioni, del mondo cattolico, addirittura dei musulmani, gli eredi degli antichi arcieri di Federico II di Svevia, giù a Lucera, durante uno dei suoi viaggi. Torno a dire, non è un romanzo storico, però si parla di storie, che sono, è il mio pallino, ci sono tanti bei interessi dentro, in effetti, in queste cose. Come nasce uno scritto come questo? Nasce anche da solo, perché a volte la scrittura è lei che mi porta avanti. Io non ho un piano vero e proprio, non ho un canovaccio, non ho un brogliacco su quale scrivere, adesso passiamo a un'altra storia. È la vicenda, è la scrittura che mi porta avanti.
ed è, ho prestato l'analisi fatta dal testa Letta del romanzo picaresco. In effetti questo sì, questo era voluta come idea, del romanzo picaresco, di avventura dedicata a se stesso, piena avventura, libera, però c'è anche l'amore dentro, un amore che è rimpianto, e c'è questo appello finale ai lettori per chiedere il finale aperto apposta, perché si chiede all'eventuale lettore di pensarci lui al finale, cosa fare, fuggire, ribellarsi, nascondersi, compromettersi, e questo lo dirà chi legge. Che poi ti mette davanti alle scelte della vita di chiunque di noi, no? Che a un certo punto bisogna fare delle scelte, quindi accettare, protestare, combattere. Avrete letto sul Gazzettino, un'esclusiva del nostro giornale, la storia delle tre ragazze che non hanno accettato il voto dell'esame di maturità, un fatto mai successo, assolutamente inedito, e insomma loro hanno fatto questa scelta, può essere giusta, sbagliata, criticabile, ma insomma bisogna dire che hanno avuto assolutamente coraggio. Leggiamo il brano del libro. Ad Avenir, la rivolta dei burattini. Tutto ebbe inizio nel maggio del 1790 a Bruck, un modesto stelt del Principato orientale, dove era confinata da generazioni una comunità di ebrei ashkenaziti. Un pomeriggio, presso la dimora del rigattiere Zaccheo Dranci, rivenditore di panni usati e canestraio, un povero uomo che con gli scarsi proventi dei suoi numerosi mestieri faticava a mantenere la famiglia, si fermò un vecchio artista di strada. Costui chiedeva il permesso di attingere un po' d'acqua dal pozzo per sé e per il mulo che trainava il suo carrozzone. Sono Rainer Bigottini, burattinaio e contafole. Si presentò così quello straniero. Se sapete leggere, il mio nome lo trovate scritto sul carro. Di là dalle alte montagne mi conoscono tutti, ne hanno fatta di strada nella vita queste mie povere vecchie ossa. Una volta dissetatosi, l'uomo raccontò a Zaccheo, a sua moglie Sara, di essere fuggito dalla devastazione provocata da un'epidemia di peste polmonare scoppiata nei territori del suo solito giro. Non era ammalato, non dovevano temere il contagio, era solo stanco e affamato, aggiunse con intenzione. Zaccheo e Sara si guardarono perplessi pensando alla loro magra dispensa, ma poi lo invitarono a fermarsi per la cena. Il vecchio a tavola descrisse le fortune e i pericoli del suo mestiere, facendo onore al poco cibo. L'ospite raccontò di essere originario della Svizzera meridionale. Già da giovane aveva scelto quella vita randagia che lo aveva portato altrove, parlava una strana lingua di strada tra il romancio, l'antico idioma dei valser e i dialetti delle terre di confine. In un qualche modo, aiutandosi a volte con i gesti, raccontò di non avere più nessuno al mondo. Disse anche di essere in cerca di un aiutante perché, vecchio com'era, ci vedeva sempre meno. Sapete di qualcuno che possa fare al caso mio? La madre guardò con preoccupazione il figlio più grande, poi suo marito, ma il vecchio se ne accorse e scosse il capo. Non voleva un ragazzo che lo accompagnasse nei suoi viaggi, si mettono nei guai, non sopportano i disagi e gli imprevisti, osservò. Lui poi, nelle sue condizioni di salute, non avrebbe di certo potuto prendersene cura. Invece avrebbe fatto al caso suo un giovane uomo, anche ignaro del mestiere che poteva sempre imparare, aggiunse, capace di condurre e riparare il carro, di fare qualche piccola manutenzione ai burattini, di dargli una mano durante gli spettacoli, di procurare il cibo ad entrambi e magari di proteggerlo dai pericoli della strada. Sarebbe stato il suo aiutante e un giorno, chissà, magari il suo erede. Allora per tutta la famiglia il vecchio si mise a girare la manovella della sua ghironda gialla accompagnandosi con il canto di alcune antichissime melodie. Non era difficile diventare esperti. L'uomo mostrò a Zaccheo come doveva appoggiare le dita mentre lui continuava a girare la manovella per sostenere il ritmo. Fu una grande emozione quando ottenne dal burattinaio il permesso di tenerla tra le mani per provare qualche accordo da solo. La tecnica era completamente diversa da quella del violino che Zaccheo aveva ereditato da suo padre Baruch. Eppure, quella prova
gli riuscì piuttosto bene. Avete buon orecchio, si compiacque il vecchio. Anche con i burattini, se ci si sa fare, non si campa male, concluse. Certo, non nei periodi di carestia, l'inverno non passa mai, anche se qualche spettacolino non si può fare al chiuso di una locanda o al tepore di qualche stalla. E se no, non resta che andare a giornata da qualche parte o confidare nel buon cuore del prossimo. Zacchei, però, non l'ascoltava più. E come? Non poteva cavarsela meglio lui, molto più giovane, ben saldo sulla schiena? Quella era l'esistenza che gli sarebbe piaciuto vivere, libera, randagia, senza alcun obbligo e senza padroni. Ci stava pensando da molto tempo, ma adesso con quale coraggio poteva abbandonare moglie e figli per unirsi a quel vecchio? Zacchei restò sveglio a riflettere per il resto della notte. L'occasione era ghiotta. E così, prese una decisione. Prima dell'alba destò il vecchio che dormiva nel carrozzone. Allora, ti andrei bene come aiutante. E nascosto nel carro sotto a dei teloni se ne andò con lui, senza salutare nessuno. E fu così che Zacchei Odranci abbandonò moglie e figli per intraprendere la nuova carriera del burattinaio. Portò con sé in quella vita randagia solo un po' di vestiario e il violino di suo padre. E la piccola traccia del rimorso che segnava il suo animo. Ma questa, con il passare dei giorni, poco per volta impallidì e poi scomparve. Grazie. Una riflessione che facevo in volentieri è che anche nell'era dei social e dei nostri ragazzini con sempre i telefonini in mano, però vedo che quando c'è un teatro di burattini e loro sono lì davanti, sono tutti lì molto ancora focalizzati, quindi questo veramente unisce le generazioni. Prima di chiudere passo rapidamente il microfono a Carlo per una indicazione importante. Allora, nella biglietteria del teatro c'è la segretaria e la tesoriera della fondazione che vi possono dare i tre libri finalisti alla cifra di 30 euro complessivi. Ci si iscrive alla fondazione e entra a far parte della giuria popolare. Credo che sia un bel modo di passare l'estate e assumersi anche un po' la responsabilità, voglio dire, di essere i portabandiera culturali della nostra città. Grazie. Grazie Carlo. Quindi io concludo, ringrazio anche i nostri tre autori, auguro a tutti e tre che abbiano in questo tour che inizia con Mazzanti Libri il successo che assolutamente meritano, e quindi passo la parola al Presidente Uti Cozzi per la conclusione. Grazie a tutti, comincia adesso la giovane orchestra metropolitana, un po' in ritardo, ci scusiamo di questo, ma era molto interessante sentire di questi libri, grazie.